Ecco, il milione di Marco Polo, ecco, non pensate che il milione sia una guida di viaggio come la Lonely Planet, una specie di Lonely Planet del Medioevo, e neanche un racconto di esperienze in cui Marco descrive l'itinerario percorso. È un libro tipicamente medievale, un'enciclopedia in cui Marco Polo descrive non solamente i posti attraversati, ma anche quelli di cui ha sentito parlare magari attorno al fuoco nei caravanserragli. Per cui l'itinerario è soggetto a interpretazioni, a diverse letture. Senz'altro i tre Polo, Marco con il padre e lo zio, sono partiti da Yas, l'attuale Skerderum in Turchia, hanno attraversato la piccola Armenia, così si chiamava allora la Turchia, e sono entrati nel regno di Persia, allora sotto il dominio dei mongoli, a Tabriz. Qui invece di proseguire verso est, in direzione dell'attuale Afghanistan, hanno deciso di scendere verso Hormuz, verso il porto di Hormuz, molto probabilmente perché avevano intenzione di imbarcarsi verso l'Oriente. Scendono a Hormuz, ma qui vedono che le navi non sono adatte, non sono sicure per una traversata del genere, non sono affidabili, che tutto è completamente in legno, senza parti di ferro. E allora ecco che risalgono verso nord-est, superano il deserto del Khorasan e riprendono la pista principale verso est. Certo, viaggiare oggi in Persia è molto diverso dai tempi dei Polo. Ci sono le colonne di macchine e i caselli che mettono su veloci autostrade, ma il fascino ambientale storico rimane comunque grande. Prima meta è Khasan, uno dei paesi da cui sarebbero partiti i re magi di cui Marco cerca invano le tombe. Oggi Khasan è famosa per la coltivazione delle rose e per i palazzi e i giardini risalenti al XVIII secolo, alla dinastia Qajaride. Ma non mancano le tradizionali chaikana, le case del tè, dove certo si fermarono anche i Polo per ritemprarsi con sostanziosi kebab. I Polo trovano la Persia devastata dai mongoli che l'avevano annessa al loro sterminato impero. Ma camminando nei vecchi quartieri delle Osi sembra davvero che il tempo da allora si sia fermato. Perché qui è passato Marco Polo, quindi... Sì, proprio da questo punto qui. Qui adorano Malcometto, nota Marco, ma a quei tempi le moschee con i loro minareti erano semplici edifici di mattoni di terracotta. Bisogna infatti aspettare il XVI secolo per vedere erette le moschee e le cupole ricoperte di mattonelle di ceramica smaltata e di mosaici, come pure i mausolei e i santuari tipici della religione sciita che diventa religione di Stato proprio sotto la dinastia Safavide. Ma riprendiamo il viaggio. Ai ruderi degli antichi caravanserragli, che si possono fotografare lungo le autostrade, si sostituiscono oggi le nuove aree di servizio, indicate chilometri prima dal profilo di una moschea. Per i viandanti moderni la sosta è infatti necessaria per ottemperare all'obbligo delle preghiere giornaliere previste dal Corano. Attualmente non mancano i fast food, dove sui letti viene servito il piatto tradizionale dell'Iran, il kebab di carne di manzo cucinata su di un letto di riso con la decorazione di un paio di pomodori grigliati. L'autista fa provvista di ghiaccio, mentre per i servizi bisogna fare molta attenzione a distinguere in farsi quelle degli uomini da quelle delle donne, pena la lapidazione.
Problemi di stomaco sono comuni tra viandanti di tutti i tempi, ma i tempi di Marco dipendevano anche dall'assunzione di acqua proveniente dai grandi laghi salati che la pista costeggiava e che a suo dire faceva iscorrere uomini e animali. Ecco, ci troviamo ai piedi delle cosiddette torri del silenzio, dove i seguaci di Zoroastro portavano i corpi dei morti perché fossero mangiati dagli avvoltoi e tornassero così in cielo. Si può salire in cima dove si trova appunto la fossa nella quale, prima che questa pratica fosse vietata, venivano deposti i cadaveri. L'oasi di Az è il principale centro di culto per i fedeli di Zoroastro che Marco Polo fa risalire ai re magi e agli adoratori del fuoco. Ci troviamo davanti al tempio di Zoroastro in Yarz. Degli zoroastriani parla anche Marco Polo in Milione, ricollegandoli alla leggenda dei tre re magi. Secondo Marco, i tre re magi di ritorno da Gerusalemme avrebbero portato un regalo dato proprio loro dal bambino, da Gesù, un contenitore segreto. Loro lo aprono, trovano un sasso, rimangono stupiti e anche delusi e loro decidono di gettare questo sasso in un pozzo. A quel punto dal cielo scende un fuoco che incendia tutto il pozzo. Ecco, quindi loro capiscono che questo è un intervento divino, prendono quel fuoco e da allora nei loro villaggi e i loro castelli lo tengono sempre acceso in onore della divinità. Ecco, questa sarebbe la leggenda dei re magi e l'inizio del culto degli adoratori del fuoco, cioè degli aderenti alla setta di Zoroastro. Stai fermo lì così. Al di là delle leggende, il Milione farebbe però risalire l'origine del culto al fuoco che fuoriusciva dai pozzi di petrolio e di metano che lui vede e descrive per la prima volta passando dall'Armenia. Olio che non serviva per cucinare, ma per ardere e anche per curare la rogna. Il fuoco, simbolo di luce e di purezza, è però solo, accanto all'acqua, all'aria, alla terra, uno degli elementi sacri della natura, il principio della vita. La religione zoroastriana è infatti una religione monoteista, antecedente all'Islam, professata ancora da circa 200.000 fedeli e come tale riconosciuta dallo Stato e rappresentata in Parlamento. Ai margini della città si distendono i più aridi deserti del mondo, ma all'interno scorre acqua fresca che dà vita a splendidi giardini. Com'è possibile un simile miracolo? Ci troviamo ai margini del deserto di Lut e troviamo una fogara. E qui in Iran le chiamano Kanat. Sono dei canali sotterranei che portano l'acqua ai campi e ai villaggi. Dato che il clima è molto caldo, questi canali sotterranei evitano l'evaporazione dell'acqua, quindi la prendono alla sorgente e la trasportano fino ai campi e alle case, anche a decine di chilometri di distanza. Dall'altro sono evidenziati da una serie di pozzi distanti circa 25 metri che permetteva a chi scavava di portare fuori i materiali di scavo e poi anche di effettuare la manutenzione. Qui abbiamo trovato proprio un buco di talpa che corrisponde ad una canatta in funzione. Abbiamo ancora qui il tombino, lo alziamo, è pesante e si vede molto bene il pozzo e in fondo il canale che scorre circa a 15 metri di profondità. Ecco, questa tecnica è nata proprio qui e dalla Persia si è diffusa a partire addirittura dall'epoca pre-Achemenide, 3.000 anni fa, a Oriente verso la Cina e a Occidente verso l'Africa del Nord, il Marocco e anche la Spagna. Ci
troviamo a Meriz, una città a una trentina di chilometri da Yarz, ai piedi delle montagne, dove si trova ancora una Khanat naturale. Adesso scendiamo queste scale perché la profondità è di circa 10-15 metri, quindi scendiamo nel sottosuolo. Ci troviamo proprio sotto il pozzo che comunica con l'esterno, circa 15 metri sotto il livello del suolo, e qui scorre l'acqua, come vedete è molto buona, molto pulita, e la popolazione locale se ne serve anche per uso civile, per far da mangiare, lo serve solamente per l'irrigazione dei campi. Ecco, leggiamo un brano del Milione in cui Marco Polo parla di un fiume sotterraneo. Dice: si arriva ad un fiume di acqua dolce il quale scorre sottoterra, e in alcuni luoghi vi sono certe caverne derotte per le quali si vede passare, dopo le quali subito entra sottoterra. Non di meno sa abbondanza di acqua, presso la quale i viandanti stracchi per asprezze del deserto precedente, recandosi con le loro bestie, si riposano. Sembra proprio una descrizione esatta di quello che è il Khanat, un fiume sotterraneo, e anche oggi, come vedete, la gente del posto ne approfitta per approvvigionarsi dell'acqua potabile per le proprie abitazioni. In Iran ci sono oggi 22.000 Khanat ancora in funzione. Pensate che la loro portata è pari al 70% di quella dell'Eufrate. Quindi è un'altra prova di come Marco Polo descrive in maniera esatta i territori che ha visitato. Uscita dai canali sotterranei, l'acqua viene sapientemente convogliata per irrigare campi coltivati ricchi di alberi da frutta e stupendi giardini di cui già parla Marco Polo, ma che in gran parte risalgono poi all'epoca Qajara. Yarz può essere considerata la capitale mondiale dei Khanat, ai quali è dedicato un apposito museo, dove troviamo anche un esempio dell'orologio ad acqua che serviva per regolare la distribuzione tra gli abitanti. I signori come lui, che di mestiere facevano questo lavoro, riempivano insomma una ciotola grande d'acqua, un'altra invece di metallo con un buco piccolo in mezzo lo mettevano su, quando poi piano ci entrava acqua, andava giù, se significava che il tubo è finito e toccava portare. Una specie di clessidra ad acqua. A ricordo degli operai che hanno scavato questi canali, Yarz ha eretto un monumento al centro di fontane che al tramonto magicamente si illuminano. Qui davvero l'acqua è fonte di vita. Ma gli abitanti di queste oasi si sono difesi dalla siccità e dal caldo con altri sistemi ingegnosi legati sempre all'acqua. Cisterne interrate con cupole di mattoni di terracotta e paglia per contenere riserve di acqua e ghiacciaie dove la neve invernale veniva trasformata in ghiaccio. Ma soprattutto i barghirsi, le toie del vento, che svettano ancora sulle abitazioni tradizionali, veri e propri condizionatori che assicuravano alle abitazioni acqua e aria fresca anche nella stagione più torrida, quando la vita si svolgeva in ambienti sotterranei.